Benvenuti su Gwenelan, io sono Gwenelan e oggi seguiamo le avventure di Vampire Bloodlines The Masquerade. Ho dimenticato il titolo mentre lo dicevo, questo la dice lunga sullo stato dei miei neuroni. Comunque, seguiamo questo meraviglioso titolo nella nuova area di Chinatown. Non so se potete sentire la musica, per me quest'area sarà relativamente nuova, tra molte virgolette, perché essendo quella più avanti nel gioco, è quella che io mi ricordo di meno, perché sapete, tutte le volte che si ricomincia un gioco per nostalgia, poi non lo si porta a termine, insomma, si giocano le prime aree più che le altre, giusto? Comunque, la musica non me la ricordavo assolutamente, ma è divina. Cioè, io pensavo di conoscere la host di Bloodlines a memoria, ma evidentemente no. Anyways, cosa siamo qui a fare? Guardiamo un attimino il nostro meraviglioso diario. Abbiamo un paio di quest. Dunque. Allora, prima di tutto abbiamo questa che è la sequenza, diciamo così, lo step successivo della nostra quest principale. Io spio Barabus. Gary, sarebbe il Nosferatu, il capo dei Nosferatu, vuole che trovi la sua spia Barabus, il quale è stato mandato a Chinatown ed è scomparso. Ti ha anche detto che la prima cosa da fare dovrebbe essere quella di parlare con Ming Shao al Golden Temple. E poi abbiamo anche quest'altra quest, sempre dataci da un Nosferatu, ma un altro, Mitnick mi pare che si chiamava, in cui dobbiamo attivare l'hub di Chinatown per la network, per il network Nosferatu. Il network o la network? Perché sono confusa? Va bene, oggi le parole non concordano con me. Comunque, dobbiamo entrare nella compagnia chiamata Kamikaze Zen e poi fare tutto il resto delle cose, eccetera, eccetera. Questa, vabbè, questa è la continuazione sempre della quest principale. Stiamo facendo tutto questo perché i Nosferatu sanno dove sta questo cacchio di sarcofago di Ankaran che stiamo cercando come disperati, che il principe vuole a tutti i costi. Il principe vuole il sarcofago ora e sta passando del tempo, direi. Comunque, quello che faremo oggi però sarà esplorare Chinatown perché non me la ricordo assolutamente. Quindi oggi esploriamo la città, vediamo un po' che queste secondarie nasconde, cose di questo genere. Se riusciamo a fare quella di Mitnick la faremo, altrimenti la facciamo la prossima volta. Dobbiamo anche trovare qualcuno a cui succhiare il sangue, because yes. Qua abbiamo un bel ingresso per le fogne. E lì abbiamo una personcina sola sola. Hello, my dear. Can I suck you for a second? Aspetta. C'è un'altra persona. Dove va quell'altra persona? Vattene. Se ne va, fanculo. Ok. Ok, devo stare attenta al sangue di là, non al mio sangue. Ok. Bene, benissimo. Le persone di Chinatown tendono a starsene per cazzi loro, questo mi fa estremamente piacere. Comunque, vediamo un po' se troviamo anche una delle mappe di Chinatown. Questo è il Fu Syndicate. Il sindacato Fu. Qualcosa mi dice che qua è pieno di vampiri mafiosi cinesi. Senza offesa per i cinesi, naturalmente. Non che gli altri vampiri siano meno mafiosi in un certo senso. Comunque, esploriamo questi cunicoli. Ah, qua possiamo arrampicarci e andare qua su. Questa è una ragazza. Qui abbiamo un posto chiuso con un codice scritto lassù. Don't scream, please. Be nice. No, dall'altro lato dobbiamo salire. Ma chi gli ha detto di cambiare prospettiva? Non capisco a che mi serva salire qui, ma boh, a qualcosa servirà prima o poi. Vabbè, non ci interessa adesso. Naturalmente io invece di fare le strade principali mi sono buttata in quelle secondarie, because yes. Qui abbiamo Zhao, non so come si legge il cinese, onestamente. Dovrei saperne qualcosa, ma non ne so tantissimo. Questo video verrà bloccato da YouTube immediatamente, comunque. Sì, andiamo avanti, lasciamo stare quella personcina. Quelle personcine.
Cosa abbiamo di qua? Il Lotus Blossom. Sento delle galline, dei galli. Un'altra porta chiusa. La signora Malconcia. Già mi sono persa in ogni caso. Ma non ha importanza perché ancora non sappiamo nulla di dove siamo in realtà. Bene, questa è l'entrata vera e propria di Chinatown. Qua abbiamo Zhang's, nel quale possiamo entrare. C'è una cazzo di mappa, scusate. O sono io che non la vedo? Ah, eccola. Eccoci qua. Noi siamo qui, allora il 6 è il Full Syndicate. Poi abbiamo il Red Dragon a sinistra e di fronte dovrebbe esserci Zhang's, infatti c'è Zhang's Herbal Remedies. Più avanti abbiamo The White Cloud e di fronte Chikimeme Ramen, così, ramen in Cina. Temple of the Golden Virtue è là in fondo e lì abbiamo il Kamikaze Zen dove dobbiamo entrare per la quest di Mythnic. Poi abbiamo dov'è? 4, poi in verità abbiamo il 9. Lotus Blossom, davanti al quale siamo passati, il 10 il Glaze, il 7 Zhao's Import, o come si legge, Zhao's, cioè, non lo so, e l'8 Golden Ocean Fish Market. Ok, perfetto. Scusate, come al solito non so uscire dalla mappa. Ok, allora proviamo a entrare un po' dappertutto. Fatemi vedere una cosa, dove si trovava la tipa? Al Golden Temple si trova la tipa, Ming Shaola. Però io voglio entrare ovunque e vedere se qualcuno ha delle quest secondarie per me. Quindi stiamo entrando al Red Dragon. Penso sia un ristorante, esatto. Questo non è uno di quei ristoranti cinesi da quattro soldi. Nove vite, la Star Ash River sopravvive nei centri mortali. Vabbè, questo l'avevamo già visto. I'm sorry, dinner service stopped a little while ago, but our lounge is still open. Oh, pesci! La signorina ha detto andiamocene da questa folle, da questa pazza, non c'ha tutti i torti, va bene. Yes? Ho appena letto massaggio per il corpo per idioti, vuoi essere un idiota? Perché abbiamo queste opzioni in cui possiamo cercare di abbordare gente a caso? A volte faccio finta di essere un vampiro e mordo le persone, vuoi giocare? I'd let you down easy, but you're probably used to rejection by now. Non c'ha tutti i top. Yeah? Il solitario Tong si unirà alla nostra moltitudine? The hell I care? Vabbè. È bello come la gente non ci od non ci schifi così tanto. Sto passando io. Wait, didn't I? Hey, what just happened to my son? C'è un I orologio qui. ordered another shot. What happened? No more. Lu Fang. Vabbè, non ci interessa molto. Qua ci sono pesci, pesci. Non possiamo saltare oltre questa cosa perché è un muro invalicabile per il nostro essere immortali et super fichi. Va bene, lo accetto. Basta, questo posto penso non abbia nulla per noi. Nulla, nulla, nulla. La tradizione orale dei fratelli, sebbene alcuni insistono che sia più leggenda che storia, e poi non si sa più che cosa abbiamo letto. Proviamo ad andare da Zhang's. Il bello è se magari qui non ci sono queste secondarie che io posso sbloccare esplorando, quindi questo video sarà completamente inutile. Oggi ho tantissima sete, ho già bevuto due bicchieri d'acqua, ma ho ancora sete e non ho più acqua accanto a me. E per di più non ho più acqua fredda, che è la cosa peggiore. Uè, benvenuta. Uè, che cos'è? Cosa? Il tipico saluto cinese, uè. Cioè, cosa? Non lo so. Bah. Benvenuta nel negozio di rimedi naturali di Zhang. Io sono Zhang, come posso aiutarti? Comunque, Zhang, non hai un aspetto rassicurante, devo dire.
anche se sei molto simpatico. Vuoi dirmi qualcosa? Are you with immigration? Giustamente. Non credo. Are you police? No, ma mi diverto a molestare la gente. Hold on, please. These are good remedies for many problems. No credit cards. Ma grazie, anzi, uè, caro Zeng. Dai qua. Le armi non hanno mai risolto i problemi, ne prenderò 12. Facciamo... Prima comprerò qualche risposta da te. Sai di Barabus, ammettilo. Vabbè, proviamo, dai. No, I do not. Maybe you should ask Wong Ho at Red Dragon. He know many people. Ma noi siamo già stati al Red Dragon. Vabbè, dai qua. Vediamo un po' che cosa mi vende quest'uomo. Lassiter Kilmatic. Noi dovremmo cominciare a utilizzare qualcosa del genere. Come se la cava rispetto alla nostra arma questa roba? Requisito, vabbè, non ce ne frega. Danno potenziale 33, letalità 12. È meglio della nostra. Però nel senso non ho voglia di spendere tutti questi soldi. Quanti soldi abbiamo? Ne abbiamo un bel po' in verità, eh. Ullala, abbiamo il cuoio pesante. Un set di armature pesante in cuoio. Magari può... Noi adesso abbiamo il cuoio leggero. Allora, l'abbigliamento pesante io non lo posso vendere. Ma porca di quella miseria. Cazzo, me lo tengo a fare. Ah. Cuore di Eliza. Questa pietra cristallina sembra avere un nucleo liquido. È una pietra solida, traslucida, color bianco latte. Non hai mai visto una cosa del genere. Possedere il cuore di Eliza ti dà un bonus di rissa più uno. Sacca di sangue, sacco di sangue blu, elder vita. Allora, questi io li comprerei tutti. Perché non ho soldi sufficienti per fare tutto quello che vuoi? Allora, la colta anaconda secondo me ci serve. Sono indecisa. Allora, la sbarra di ferro la possiamo vendere. Penso che ormai non ci serva più un cazzo. Poi, qui abbiamo questo Ithaca, la Glock, la Ingram e la 38. Questa roba io la venderei malamente. Danno potenziale 8, che me ne faccio? Via. Mi terrei l'Ithaca, anche se non sono sicura di... La balestra è così puramente decorativa. Anche la 38 secondo me è inutile. Comunque ho la 38 o la Glock. È raggio lungo, raggio medio, velocità fuoco media. Penso che sia il caso di vendere la 38 e tenersi la Glock. Ma io penso che sia meglio comprare la Colt Anaconda, anche se costa un pochino di soldi. Che tipo di proiettili vuole questa cosa? Adattamento impresa meno uno. Ricarica veloce. Boh, ragazzi, proviamoci. Dove sono le armi? Il caricatore 9 mm, questo è per la Glock. Questo è per l'Ithaca. E per la Colt Anaconda? Sono molto, molto confusa. Allora, non fa niente. Compriamoci per tutto il cuoio pesante, che sicuramente è meglio di noi. Meglio di quello che stiamo facendo. L'armatura pesante in cuoio aumenta un punteggio di armatura pari a 3, ma limite ai movimenti penalizzando di meno 1 la destrezza. Beh, anche questo, quindi alla fine siamo là. Vediamo un attimo come siamo conciati dopo ciò. Poi comprerei sicuramente l'Elder Vite. E anche la sacca di sangue blu. Ah, questo ne ha infinite. Questa è una cosa molto positiva. Vediamo se possiamo vendergli qualcos'altro. Tipo ad esempio questo orologio normale. Questa roba ci serve. Prescrizione del farmaco. Possiamo vendere. Bottiglietta di morfina. Anche questo penso che possiamo vendere. Abbiamo un sacco. Vediamocene due, giusto perché non so che cacchio servono. Poi ci sono tutti i talismani che conviene. E cassetta dei contanti la possiamo vendere, che ci serve. Diario, vabbè, non lo possiamo vendere. Borsa, non possiamo venderla. Foto, non possiamo venderla. L'altro c'è di vendibile. Niente.
ci penso un attimo per l'anaconda. Allora, proviamo a cambiare vestito. Vediamo cosa succede. Pronti? Mio Dio, abbiamo un culo coperto. Com'è possibile? No, no, dove siamo? Oh, finalmente abbiamo un abito semidecente. Al culo è quasi coperto. Però, dai, dai. E mo' siamo dignitose. Voglio dire, abbiamo delle tette importanti, ma va bene, voglio dire, ok, accettabile, molto molto meglio di prima. Mi piace anche lo stile, onestamente, cioè, questa è una specie di teschietto, credo, qui c'è scritto XXX Loit Me. Ci sarà scritto sicuramente qualcosa di volgare, comunque non mi interessa, è una specie di stile punk simpatico. Ok, sono soddisfatta di questa cosa. Poi magari vedremo il resto. Non voglio uscire dal retro del suo coso. Voglio scendere. Bene, siamo finalmente vestite in maniera decente. Incredibile. Fantastico. Happiness. Joy. Very, very nice. Very good. Sì. Sì, molto meglio. Apprezzo molto di più. Onestamente, sono molto soddisfatta. Allora, qui che cosa avevamo non mi ricordo più. Vediamo, non si può manco entrare. Va bene, qua abbiamo un altro giornale, ma dirà la stessa cosa di prima. Infatti, cioè, prego la mazza. Questo cos'è? Niente. The White Cloud. Ma io non volevo parlare con te, non mi interessa se parli bene inglese. Andiamo a questo White Cloud. Allora, quasi penso che non ci saranno queste. Non lo so. Lo vedo, lo sento un posto ostile. Che posto carino. I want everything. In questo negozio tutti trovano qualcosa per sé. Sono d'accordo. Ah sì? Everyone gets what they deserve. Hai due occhi di un occhio di colore diverso, quest'uomo. Non capisco il senso, è comico che lo diciamo proprio noi. Lui ride perché è cinese stronzo. I'm reminded of a story. A thief named Lin was asked to steal an emerald for the head of his gang. The gem belonged to a man in a Hong Kong triad. Most would refuse this danger, but Lin was anxious to do it, and indeed he did. Sì. When Lin returned, he did not want to part with the emerald he stole. He felt that the trouble he went through to take it made his ownership legitimate. The man who hired him did not feel the same way, nor did the man he stole it from. Do you know what happened to Lin? Venne ucciso? Si adagiò al suolo e divenne una montagna. No. Lin was caught. One man has his gem back, but Lin's employer has nothing. I'd heard this tale from him when he visited my store. Sadly, I had nothing to sell him. Qual è la morale della storia? Le storie senza uno scopo non vanno da nessuna parte. Lin's eyes wanted more than his hands could keep. Ambitious eyes are, sadly, not for sale here at the moment. Though I do have a buyer interested. Do you know when the next eye harvest is, by chance? Allora, qui la traduzione è sbagliata. Lui ha detto al momento non avevo occhi ambiziosi in vendita, anche se avevo già un compratore. Per caso sai qual è? Questo è giusto? Stanotte. Lin's body is being kept in a freezer in the back of a local noodle shop, I hear. There are people there who want him intact. But I think his eyes would fill my shelf nicely if they were to wander in. Ah, mi sta dando una quest! L'ho capita adesso. A fitting punishment for Lin. Pazzoide. Considerami ingaggiato. Gli occhi somigliano a acini d'uva e io adoro l'uva più di qualunque altro frutto. I knew you would.
What other reason to waste words on the ill-fated? Ha detto perché altrimenti sprecare parole su sugli sfortunati. Hai mica visto un tuo pastore di fogna? No. Sputa fuori il rosco. How rude of me not to introduce myself. You may call me Mr. Ox. This is my shop. Do you find it interesting? There are no two like it on the road to hell. Approfitta ora, non l'ha detto. Ho bisogno di uno o due cannoni nucleari, ne hai? I sell things many would find cruel, but weapons, no. Continuerò la mia ricerca altrove. Ok, lui ci ha dato un simpatico... Va bene. Abbiamo una quest. Mr. Ox vuole che tu raccolga l'occhio di Lynn per lui. Il suo corpo viene tenuto in un freezer nel retro di un semplice negozio. Molto bene. Allora, andiamo avanti. Queste galline mi fanno morire. Comunque, noi siamo qua. Andando avanti troviamo il Glaze. E da questo lato c'era il Chiki Mei Mei Ramen. E poi davanti il... No... Il Temple of Golden Virtue, che forse è dove troviamo la tipa. Comunque questo è il ramen, non capisco. No, Chichi Mei Mei Ramen è questo qua. Allora, forse questo è il negozio dove sta il corpo di Lynn, ma comunque non posso entrare da qua. Vediamo se posso entrarci dal retro. Ullala, baby. Perché la gente non si leva dalle balle quando mi serve che si levi dalle balle? Salviamo. Ah, tu dici a me togliti di mezzo. Chi ti credi essere? Io vado dove voglio, sono un vampiro, tu ti togli. Ma così... Così mi vedono. Perché per aprirla io mi devo spostare. Nessuno mi ha visto perché tutti sono rincoglioniti. Molto chiaramente. Boh, la quest è più veloce del West. Ti prego, diventa invisibile. Brava, amore. Ok, abbiamo fatto una quest. D'accordo, quest più anticlimatica del secolo, credo. Torniamo subito dall'omino, vediamo se ci dà qualcosa in cambio. Ci deve dare qualcosa in cambio, altrimenti lo spiaccico sul muro. Questi occhi di certo non sono i miei, li vuoi? Yes, they stare ambitiously. Hello, Lynn. Do you like it there? These are an excellent addition to my shop. Here, please accept this as a fair trade. I have another task. Oh, beh, grazie. If it piques your curiosity. Ci ha dato 2 punti esperienza. Curiosità, sempre. I need you to be a bad luck farmer. Do you know what this is? Mi si stampa un sorriso sul viso solo a sentirne parlare. A customer has bought an unlucky talisman from me and wishes it delivered to an enemy of theirs. I need you to place this in the locker of a patron at the Lotus Blossom Massage Parlor so that the bad luck can bloom. Ok, quindi devo metterlo al centro massaggi Lotus Blossom. Non ho niente da fare che ammazzare il tempo. My customer has placed a black circle
on his enemy's locker. Plant the talisman. Bad luck, farmer. Questo è un vecchio veramente malvagio. Il peggio di quest'anno deve ancora venire. Ah, ci ha dato il talismano della sfortuna, fin qui c'eravamo. Poi cos'altro ci ha dato, scusate, in cambio? Ah, questo coso migliora di ora la mia destrezza. Forse ci ha dato questo coso? Perché non credo che l'avevamo, onestamente. Vabbè, quando arriveremo al Lotus Blossom, vedremo. Ok. Qua abbiamo... Questo è il Kamikaze Zen. Un posto dove non possiamo entrare. Questo è il tempio del Golden Pavilion e penso che qui ci sia Ming Shao. Possiamo provare a entrare, magari parlare con lei, già che ci troviamo, tanto penso che la quest di Barabus, insomma, non è che inizia e finisce quando parliamo con lei. Van meschini e xenofobici, i lupi mannari disprezzano i fratelli. E poi... Ho tempo a leggere, cos'è questa cosa ai nostri piedi? Una lattina. Questo posto è tenuto abbastanza male. E quella sarà Ming Shao. Welcome, kindred. And thank you for respecting our traditions by announcing your presence in our domain. I am Ming Zhao, High Ming Priestess Zhao. To the people of Chinatown. Can I get you anything? Tea, perhaps? Ah, l'amante degli specchi. I'm sorry. I'm not sure I heard you correctly. La superficie rotta, macchiata, rivela più specchi. Oh, what wretched strain of Cain's curse is this? La verità indossa molte maschere, demone. Indeed it does, kindred. But let us speak of other things. How might I assist you? Lei si è chiesta praticamente ma quale degenerazione ho davanti, perché mi parla come una rincoglionita. Dimmi di più sulla tua gente, demone. We are called the Kuei Jin, though you may know us as Eastern Vampires. It is a grave misnomer, I can assure you. Che vuol dire, non siete vampiri? Conduci tu questi... No, la maledizione di Cain scorre nelle tue vene? No. We are not simply some exotic canine bloodline. Indossi i veli dei vampiri? We are supernatural. That does not mean we are like yourself. We are beings returned through the second breath for a purpose. Second breath? The second breath, our rebirth into the supernatural form. It is a spiritual awakening, not some lowly blood ritual meant to spread a despicable curse. La nostra specie ha ombre simili. We share superficial similarities. Kuei Jin feed on essences that can be found in blood, yes. But as we refine our existence, rarely are we lowered to consume the bodily fluids of others. Quale altro fiume scorre tra di noi? Most of us are also banished from the realm of the sun. Although we suffer rot instead of burning, the day's light is no more kind to our existence. Scegli tu questo stato soprannaturale? No, we do not choose. But events of our lives can awaken dark spiritual energies. We are not born of the whims of another as the kindred are. Quale ragione dietro questo sfortunato destino? The reasons are as numerous as the Kuei Jin themselves. Each is reborn with a purpose that they must find. Once their path is evident, they must seek to fulfill it, even if it takes eternity. Mm.
Il vostro modo di vestire è differente, ancora maledetto come sei. On the contrary, it is another chance for us to find our place in the universe. A chance for transcendence. We are not damned, not burdened with an ancient guilt, as in the legend of your biblical progenitor. Le tue orecchie hanno visto il sarcofago Ankaran? Of course. The entire city is alight with news of its arrival and speculation about one of your ancient vampire grandfathers and his evil apocalyptic plot. Sembri scettica di questo segreto. Quei Jin do not share your history, nor do we share in your false prophecies. Quale bugia trovi in questi racconti? It all serves to distract the kindred. Such a distasteful existence you live, skulking in the shadows, fighting for scraps and fearing the return of your fictitious fathers, completely oblivious to your true purpose. Lottare per dei ritagli, no, cioè lottare per delle per dei rimasugli, cioè praticamente tipo lottare per un tozzo di pane, una cosa del genere. Vuoi raccontare la storia dei fratelli? No, I do not. But with my help, you might find the path you were meant for. Instead, you stumble through the afterlife, a meaty remnant still clinging to the mortal rib. Sai dove si trova il terribile talismano? We seek it, of course. I have two of my best agents looking. It could be a powerful bargaining tool. Chi sono questi agenti? Let me just say that I do not encourage you to seek the Ankaran sarcophagus. Posso farmi alla tua materia grigia? What can I help you with? Prima del Nosferatu, parlami di questi Kuei-jin, non so se le possiamo chiedere qualcosa. Parlami della tua società segreta. Yes? Ho saputo dell'uccisione della tua spia in Santa Monica. Ah, yes. I am aware that you dispatched one of our operatives. It is of little consequence. Non è una piccola conseguenza, ha detto, è una cosa di poco conto. What can I help you with? There is much kindred have to learn about our ways. Parlami del tuo branco di umani. Humans. What is it you would like to know? Come vi mescolate con questi mortali? In our homeland, man and supernatural live in uneasy harmony. Our mortals see spirituality in all things, and our existence is taken for granted. An open secret is the easiest to keep. I Kuei-jin si nascondono in un mantello? We do, in fact. Our purpose is to seek transcendence. Interfering in mortals' lives, or their interference in Kuei-jin unlives, detracts from this pursuit. Guidi gli spiriti sia dei mortali che dei non morti? My purpose touches many lives. Such is my path. Attorcigliare, interferire? I mean it in the most practical sense. Does the parent show the child contempt by protecting it? To help those weaker than oneself is a tenet of my order. Le tue parole circondano il vero. The mortals of our domain are blessedly humble, simple, and content to avoid supernatural attention, which is more than can be said for Western stock. My shadow darkens other domains. Lo vedi questo dito? Questo è il modo di dire occidentale per ne sei piena. Ci vediamo. No, parla meglio, signora. Were we not all human at one point? It is not obvious, kindred, that mortality is not the end. Is it then not unreasonable to think that further existences lie beyond? That we are all simply transforming? This is what we seek, or at least as best as I can explain it to you. Lingua acida, demone. No. I am sorry if my words are sharp. Such are our ways. Va bene, chiediamole a questo punto, chiediamole del figlio della notte Nosferatu. So, the great Nosferatu have lost an agent, have they? It was not by my hand, if that's what they think. Nessuna conoscenza di questo Nozzi? I don't know where he is. Perhaps you should speak with Wong Ho about this. Chi è questo Wong Ho? Wong Ho owns the Red Dragon Restaurant.
He's a prominent businessman who has garnered much respect among his people. If something is amiss in Chinatown, he may know how to help you. Rincorrerò questo mortale dragon. I grant you permission to operate in the Quajin domain. For now, may you find your path, kindred. Coolis. Va bene. È stata anche piuttosto gentile, devo dire. Qua è chiuso, qua abbiamo il gong, qua c'è la gente che fa i canti tibetani, va bene. Allora, questo ho come l'impressione che diventerà teatro di un combattimento. Onestamente non mi ricordo moltissimo bene la fine perché è stata molto noiosa l'ultima volta che l'ho giocata. Che cacchio sta succedendo? Oh no, gioco, non ti bloccare. Ok. Mi sono salvato. So I'm guessing we must go here. Questo è il Lotus Blossom. Qui dove dobbiamo andare per quell'altro tizio. Fatemi vedere un attimo. Ming Shao ti ha suggerito di cercare un uomo d'affari chiamato Wong Ho al ristorante Red Dragon. Può avere informazioni che potranno condurti da Barabus, la spia di Gary. Perfetto. E nel frattempo devi piazzare un talismano della sfortuna nel Lotus Blossom, che immagino possa essere raggiunto da qua. No. I beg your pardon. Ma questa ragazza è nuda. Completamente nuda. Anyways, no, volevo dire, qui da dove siamo arrivati? Giusto. Lotus Blossom, non ci siamo riusciti a entrare. Il Glaze non ho visto, ma forse perché ho tagliato. Riguardiamo. Allora, proviamo a tornare un attimo al Red Dragon. Vediamo se troviamo questo tizio. Wong Ho. E tra l'altro non ho visto la prima volta. Was there something else? Voglio vedere il Wong Ho. Second floor, have a good night. Hai fatto la tua parte. Come si arriva al secondo piano? Vieni. Poi c'è sempre uno che va nel bagno. Qua c'è il barman. Perdonami, tesoro, dove stanno le scale? Perché non trovo le scale? Scusatemi. Questo è un bagno. Questo è il bar e non c'è niente più. Forse ci arrivo da fuori. Cioè, ha detto secondo piano, siamo d'accordo?
Ma ragazzi, avete visto le scale? Io sono cieca. Vabbè, allora andiamo prima avanti. Dobbiamo riuscire a entrare nel Lotus Blossom e fare anche, e cercare di vedere anche. Questo è il Lotus Blossom, ok. E c'era un altro edificio. A meno che non era Zeng, che ci siamo già entrati. Per il Lotus Blossom come possiamo fare? Forse. Perché mi cambia la visuale? Qua? Ma questo è il negozio di ramen, credo. Sì. Perché sta davanti al One Cloud, al White Cloud. Boh, allora facciamo prima la questione al Kamikaze Zen. Allora, la questione com'era qua? Richiami la tua attivare il terminale, il quale si trova nella stanza dei server. Un agente interno ha messo un virus chiamato Hooligan in uno dei terminali dell'ufficio. Trova il file ed eseguilo. Verrà interrotta la corrente, permettendoti di passare attraverso la pesante porta di sicurezza. Da qualche parte dietro questa porta c'è la stanza dei server. Devi rubare anche i soldi dalla cassaforte elettronica per sviare le investigazioni. Sti cazzi. Allora, questa sarà una quest difficile. Come on. Posso entrare? Si vuole togliere dalle balle? Allora, prima di tutto dobbiamo trovare il terminale in un ufficio che non sappiamo qual è e inserire. Sbucato dal nulla quest'uomo. Amore, entra. Brava. Tu però quando ti dico di fare le cose le devi fare subito. Capisci? Non è qua, non è questo il terminale. D'altronde sarebbe stato un po' strano se fosse stata proprio la prima porta. Cazzo, cazzo, cazzo. Non riesco ad aprire la porta. Ma non mi ha visto, ma è cieco. Ma è un uomo cieco. Ma gli ero davanti. Passa, chiudi. Ma ero davanti a lui. Non è neanche questo terminale. Avete visto che ero davanti a lui e non mi ha vista? Questo è un disegno di Mucha. Salviamo. Io sono sconvolta. Allora, aspettate perché si sta avvicinando. E ora si sta allontanando. Questa è la porta di sicurezza chiusa. Adesso noi restiamo in questo angolo mentre lui ripassa. Ok, che forse abbiamo alzato abbastanza. Oh, questo penso sia il computer giusto. Quello che fa andare via la corrente. Salviamo per cortesia. Ah, che angoscia. Power. Hai richiesto una password, vai. Guailo. Hooligan. Ok, stato, abbiamo 9 minuti. Virus individuato, il sistema di spegnimento. Esci. Ok, ora tutto chiuso. Abbiamo salvato, quindi spa. Porca di quella. Ah no, apri questa porta. Dove è finito? Ma non mi vede!
Ma non mi vede, ma io sono davanti, porca di quella miseria. Va bene, chi sono io per lamentarmi? Allora, questo mi bagni, non ci dà. Ah. Ma sono poliziotti ciechi. Sono poliziotti ciechi e sordi. Cioè, va bene. Lo accetto. No, non voglio muovere la sedia, voglio... Ok, email. Lista. No, ho detto email. Vai. Non perdiamo tempo, dobbiamo anche trovare la cassaforte. Kami. Qui Giappone e Cina sono uniti, in senso... Tu! Ho perso quel dannato codice d'accesso per tornare nella stanza del server. Puoi rimandarmelo, ti ucciderò stanotte in Slaughter Grudge. 2. Questa è proprio una stronzata, come accamparsi con l'Uber Cannon. Parla col tuo ragazzo Num Nuts di questa storia, dopo che gli resticulerò le chiappe. Va bene, però non gli ha dato il codice del server, vero? Eh no, a meno che non stia scritto nel fax. Prego di toglierti. Alzate, figlia. No. Dov'è il poliziotto? Oh, merda. Ok che non dovrei preoccuparmene, visto e considerato quanto è cieco, però... Dai, poliziotto, fai le tue, fai il tuo giro. Merda, merda, merda. Si è accorto che si è aperta una porta. Huh? Niente, niente, niente. Torna a farti i cazzi tuoi, per favore. Poliziotto sveglissimo. Bravo, complimenti. Cool, the fuck. Great. Allora, io non... Uno, merda. No, no, non c'è nessuno. Qua non c'è niente. Sulla scrivania c'è qualcosa. Oh, è entrato qua a controllare. Non è così deficiente. No, no. Sono invisibile. Non c'è assolutamente nessuno qua. Ma qui c'è un... Posso andare di là? Fatemi vedere un attimo. Da qualche parte dietro questa porta devi rubare anche i soldi dalla cassaforte elettronica. Ok. Vattene per cortesia. Vattene. Grazie. Possiamo aprire qua? Non posso aprire qua. Che palle. Vabbè, il timer se ne può anche sparire, nel senso che... Poliziotto leggermente meno tordo e cieco. L'abbiamo trovato. Questo è un altro computer attivabile. Email. 6 minuti, abbiamo perso troppo tempo. Fly. Sì? Sei stupido? Quante volte te l'ho inviato? Il codice è 4567. Porca di quella, non ho una penna a portata di mano, ma perché? Scusate amici, ho disturbato tutti i miei amici. 4567. 4567, cazzarola. Addizione numeri, ottieni il tuo QI. L'unico modo in cui puoi uccidermi accampandoti con il tuo fottuto Uber Cannon, Shinto X. Io e Num Nuts ti uccideremo, non ce ne frega proprio una mazza, vabbè? Uccidetemi. Comunque, qui, sì, c'è stato un po'... C'è un po' di... mix up tra Cina, Giappone, tutte queste cose. Ok. Questo computer è chiuso. Amore, devi camminare poco più veloce. Vai qui. Chiudi. Brava. Allora, qua. Tu sembra un computer importante, perché mi sei... Mail, vai. Waterloo, rotto in culo. Sei così brutto, anche le segretarie chiatte ti sputano in faccia, ti uccido in Slaughter Grudge, bla bla.
Arrenditi al gioco, va bene, stanno parlando di cose che non ci interessano. Personale. Vai, muoviamoci, abbiamo 4 minuti. Manifesto 1. No, 1. Oh, come ho sofferto. Gli insensibili e ignoranti buffoni che mi circondano stanno costantemente a ricordarci il triste stato della nostra nazione. Ho le soluzioni. Per quanto estreme possano sembrare, la storia mi ricorderà come un visionario. Questo è il destino. È intelligente una simile scarsa comodità? Oggi ho parlato con Shinto. In qualche modo ha parlato a Vandaro per un intero minuto senza usare un pronome. Oddio, come patisco. Se i suoi occhi non fossero stati così vicini, ai glieli avrei cavati. Vabbè. Non capisco come Larry sia potuto diventare mio supervisore. Non di meno la sua proprietà di linguaggio supera a malapena quella del nostro caro amico Shinto, al quale è inferiore persino nella programmazione per quegli orrendi protocolli di sicurezza. Fa lo spelling del suo cognome al contrario e lo usa come codice d'accesso per la cassaforte sotterranea. Il mio regno per una mazza da baseball. Sono esaurito. Perfetto. E come facciamo a sapere qual è il nome di questo Larry? Cognome di questo Larry. Scusate, forse non è la mail. Shinto bla bla 2 Scud Muffin Kamikaze. Non lo so. Non lo so. Vabbè, vediamo che cosa ci aspetta. Oh, di quella miseria. Passa, amore mio. Ok, e questo era 4, 5, 6, 7. Che veramente abbiamo fatto giusto. Sì. Ok, abbiamo solo 2 minuti e mezzo. Questa è la stanza dei server, credo. Muoviamoci, muoviamoci, muoviamoci. Net. Merda. Net security. Vai. Muoviti, 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 muoviti. Abilità troppo bassa di hack, scusate. Dovrebbe essere bloccato il coso. Dov'è hacking? Informatica e prontezza. Mettiamoci un altro punticino a informatica. Prontezza ci dà sia difesa che hacking. E facciamo così. È tutto. Accetta. Molto molto bene. Oh, porca miseria. Net security. Vai. Nirvana. Shrek. Net. Fai del tuo meglio ed esci da lì, pivello. TikTok, hai bisogno di aiuto? Sì, sì, trova l'ufficio di un ragazzo chiamato Rob Nessler. Sono logato da lì e ti vedrò. Cosa che posso fare per te? Comunque. Ok. Cassaforte. Apri. Ok. Esci. Molto bene. Ok, vediamo brevemente cosa c'è qui. Dopo scattiamo la cassaforte. Non c'è un cazzo. Benissimo. Ok, questa è stata una quest degna. Amore, alzati. Vai, bravissima. Soldi. C'è qualcos'altro qua? No, perfetto. Esci. Molto, molto bene. Ce la facciamo secondo voi in così poco tempo a scappare? Amore, cammina. Stai ferma qua? Brava, brava, cammina, cammina. Vai, amore, vai, 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 vai. Dov'è il poziotto? Non ho la più pallida idea, non mi ricordo dove arriva. Oh! Vai, 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 vai. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ok. Ok. Run away. Ok, abbiamo fatto una missione in stealth, effettivamente in stealth. Aiutati dalla IA rincoglionita dei personaggi. E
dal sistema di stealth onestamente più stupido che abbia mai visto in questo momento, però... Oh, we did it! Ah, scusate, fatemi vedere. Hai attivato con successo tutti gli hub, il nuovo network Nosferatu è pronto e operativo, quindi immagino che a casa nostra, tornando a casa nostra, avremo la ricompensa. Abbiamo anche rubato i soldi. Che ansia. Devo essere sincera, mi sono ansiata anche se loro erano stupidi. Ok, sai qualcosa del padre oscuro? Va bene, prenditi $5, prevede il mio destino. Don't open door! You Jehovah Witness! They're so annoying! Ok, sei un uomo inutile e io potrei fartela pagare perché sono un grande vampiro, ma non lo farò perché sono magnanima. Oh, Jesus. Ok. Adesso dobbiamo riuscire a entrare nel Lotus Blossom. Fatemi fare un piccolo... Cioè, adesso torniamo là, insomma, e proviamo a sbundare in tutti i modi questa cosa. Non sono riuscita a entrare nel Lotus Blossom, ma sono entrata nella parte principale del ramen coso. Silenzio, Deb, amore mio. E perché ho visto che potevo appunto entrare. C'è questa tipo con una katana davanti a sé che... looks ominous. Questo è sempre lo stesso giornale. Ah, e poi qui c'era la porta sul retro che conteneva il cadavere di quello là. Ayashine? Quanto mistero, come mai? Bla bla bla? Ti ho vista entrare nel tempio in maniera sospettosa. So cosa sei. Vado pazzo, per Dio. Religioso, non sospettoso. Religiosa? Non lo so. Ma tutte le creature, anche quelle malvagie, hanno un posto nel mondo. Non voglio vendicarmi, ma potrei. Ti sei persa? Il Giappone è in quella direzione. Oh, Kami Yukie desu. I'm she. Ah, lei è studiata giapponese. I come to this city for the blood of the demon that killed my master. Oh. Do not interfere. My revenge will cut through you if it has to. Ok. Sei venuta nella città giusta. Io come il Kuei-jin, siamo come le mele coi ferri di cavallo. I hunt no Kuei-jin. I hunt Hengeyokai. My sensei killed demon that killed my family. And now I take the life of his killer. I follow trail of corpses from Japan to Rosu Angaresu. Hengeyokai is here. And it will die here. Aspetta un attimo. Il suo maestro ha ucciso il demone che ha sterminato la sua famiglia. E poi... E quindi il sensei poi è stato ucciso da un altro demone. Adesso lei uccide questo demone. Spero tu non abbia un altro allievo. Perché qui non finisce più. C'è qualcosa che sa di pesce. Yes! Hengeyokai smells like fish. Do you know? Sento un odore. No, perché odora di pesce? Hengeyokai is a demon that hides in the skin of man. But it is not man. Si traveste, ne so qualcosa. I know he is nearby. Edo... I lose its trail. Do you meet Hengeyokai? Se lo vedo verrò a dirtelo. Antone? I appreciate your concern for my vengeance. Arigato gozaimasu. Do not pity Hengeyokai. It is a bad demon. The kind that make little girl into hunter. Ho alcune curiosità. Nani? Ciò che è custodito nel tempio, parlamene. They are ghost people. Ghosts and dead person. I do not like Kuei-jin. I do not like demons. Excuse me. Ho ancora qualche curiosità. Nani? La tua scia è forte, perché? Hengeyokai scent smell like... sakana. Fishes. I don't know why. Maybe other demons know why. Ok, lasciami seguire la sua traccia. Va bene, che io seguo la traccia di pesce. Va bene, questo immagino dobbiamo chiedere a qualcuno. Boh. Abbiamo beccato un'altra quest. Happiness. Joy. Perfetto. Allora, torniamo un attimino, levatevi dalle balle, al Red Dragon. Levatevi tutti qua. Qui ci deve essere un la tipa. Was there something else? Proviamo di nuovo. Voglio vedere il Wong Ho. Second floor, have a good night. Ok, perfetto.
Io continuo a non vedere. Cos'è questo? Ma porca di quella. Comunque è interessante che lei faccia andare dal suo maestro qua, dal suo signore, qualunque cosa. Qualunque persona che venga qui e... Cazzo sta succedendo? Va bene. La follia ha raggiunto livelli altissimi. Buttiamo tutto quanto in aria in questo ufficio. Sono sicura che il signore Wong Ho non se la prenderà. Non abbiamo segretarie. Ognuno fa da sé. Disco qua è chiuso. Sicuramente qualche segreto. Cosa? Dov'è? No, questa è una porta. Questa è una porta. Porca di quella. They took her. Calmati. Ah, il tuo tesoro più prezioso è stato preso. Yes, he has. Kiki, my daughter, is indeed Kiki my non most è un nome molto possessor. Cinese, cazzo. How did you know? È stata presa da alcuni seguaci, schiavi di un'ombra oscura. Again, you are correct. She was kidnapped by the Tong. A local street gang. Ah, quelli che abbiamo visto scappare dal locale. I do not know who ordered this, but I intend to find out. Who are you, stranger? You seem to see things as if through the eyes of the gods. Diciamo che so fare 2+2. Spesso gli dei si travestono da demoni. Vengo da parte di Ming Zhao, signora degli specchi. Ming Zhao? Ming Zhao? Oh, of course. Please forgive me, but as you can see, I am in a most terrible situation. Yes, sure. I am Wong Ho. Owner of the Red Dragon. Again, comunque questi cinesi sono tutti così carini. Raccontami la tua storia. The Tong, a local street gang here in Chinatown, just broke into my restaurant and kidnapped my daughter at gunpoint. The Tong grow more bold every day, and now they have my Kiki. Benissimo. Che vuol dire la seconda frase? Vabbè. Proviamo. Troverò il tuo tesoro perduto. Sai dove la tengono? No. The Tong have many. Wait. Please excuse me a moment. Hello. Zhao. Huh? Yes. How did you? Of course. I see. Thank you, my friend. Your debt has been repaid 1,000 times over. Yes. Of course. Goodbye. Non erano certo i fanciulli perduti, allora chi era? That was someone who owed me an old debt. It has been repaid. I know where the Tong are keeping my daughter. Forse posso aiutarti a cercare questo prezioso carico. Kiki is being held at the Lotus Blossom. Ah. A massage parlor here in Chinatown. If you bring her back to me, I will help you in any way that I can. Quando il tuo tesoro tornerà nelle tue mani, mi dovrai delle risposte. Ti ringrazio, aspetterò qui fino al tuo ritorno. Colpisci velocemente, i Tong non si aspetteranno nessuno così presto. Buona fortuna, amica mia. Non resterò qui però ancora per molto. Benissimo, dobbiamo fare questa cosa per lui. E poi possiamo... Come si esce da qua? E poi possiamo avere risposte su Barabus, però questa cosa non mi interessa farla subitissimamente, penso che Kiki possa aspettare un poco. Ma tu, il tuo lavoro qual è? Ma... Che ha paura? Sorry, Lu Fang no speak English when he drunk. Non mi pare il momento adatto per raccontarsi storielle, addio. Ma quest'uomo. Oh, more Yankee, my wanky. The finger need food. Ma forse queste persone possono dirmi qualcosa più avanti, però adesso non mi sembra che mi stiano dicendo molto. Bon.
Allora, adesso possiamo andare al Lotus Blossom. Credo che siamo ancora in tempo. Quanto abbiamo giocato? Un'oretta? Poco. Possiamo andare ancora un pochino più avanti. Ok. Non ci posso credere che abbiamo un vestito. Vorrei anche... No. Allora, aspettate. Lotus Blossom stava qua. Ma che è questa cosa che suona? Sti campanelli fastidiosi. Volevo provare a riparlare con lui. Vediamo se possiamo dirgli che cacchio di fortuna mi hai dato. Già lo conosco e non vorrei saperlo. No, non mi dice nient'altro. Va bene. Proviamo a chiedere a lei dell'Engyo Kaila. Sbaglio i nostri lamenti qua. Sono cambiati un po'. Do you seek guidance? Yes, I do. Wong Ho. Che vuol dire? Wong Ho, yes. I know him well. Il suo tesoro è stato preso e io cerco di restituirlo. I certainly hope you succeed. La sua fiducia in me arriva solo fino alla tua benedizione. Events make their own sense. All things fall into place according to plans larger than our own. You should know this lesson well by now, Kindred. What can I help you with? Eccolo qua, cerco un orrendo Hengeyokai. Ah yes, the Hengeyokai. Zigena, I believe his name was. I had nearly forgotten him. Zigena, che nome? He announced his presence in our domain, and I granted him permission to operate. He does not act on my behalf, however, I can assure you. Dove si nasconde questo rozzo idiota? I believe he said he operates an importing business and entertains clients at the Red Dragon. Cosa? Cosa? No, scusate. Ma ci sono stati i mommo. Allora, salviamo brevemente. No, comunque questa maglia è molto molto meglio. Molto 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 meglio. È molto carina. Come intrattenitore. Mi pare ne abbia parlato al maschile, anche in inglese. Quindi forse è il ragazzo che sta là? O il barman? O il vecchio che piscia? Tutto può essere, vediamo un poco. Allora, partiamo da lui. Yeah? No, prima. The hell I care? No, prima lei? No? Do you mind standing back a little bit? I don't want any attractive guys to think we're together. Sorry! Lu Fang. No. È che non sia la tipa alla reception. Cosa? Ah, no, c'è lui. 500 up front, another 500 after the deal. Lui. No questions asked or I walk. Tu puzza di pesce. I have a reputation for delivering product. I have more reason to be suspicious of you. Scusa? Che puzza tremenda. I'm not a patient man. Are you here to make a deal or not? Tua madre ha un figlio di nome Ziegien. Non lo so più leggere. No, and I would rather you did not suggest such a thing. He is a business associate, not one I enjoy dealing with either. Ah, non sei tu. Parlami di lui. No. Anyone else? This would not be an issue. But him? No, I'm sorry. You're going to have to ask somebody else. Dimmi il suo nome e non lo rivedrai più. Oh, you plan to kill him? Uccidere o parlare? Quale delle due implica il libero scambio di idee? Talk? I don't know. He is a somewhat paranoid man. I'm afraid if you were to try anything, I will be punished. I morti possono punire solo le loro nostre narici con la loro puzza. Vogliamo solo la sua lingua e promettiamo che gliela lascerò intatta, attaccata. We? Oh, noi ci riferiamo a noi stessi sempre al plurale, ci dispiace. If you want to talk to him, I'll set up a meeting.
Come to the fish market tonight. You and him can talk. He's a dangerous man. Do conduct yourself appropriately. Ma tu che ti credi di essere? Mi stuzzica l'idea, vado. Perfetto, dov'è questo mercato del pesce? Stanotte al mercato, ma prima dovrei parlare con Yuki. Va bene, però Yuki è meglio che stia fuori dalle balle, perché Yuki, secondo me, non sopravvive. Allora, parliamo con Yuki. Salviamo di nuovo. Ma dov'è il mercato del pesce? Forse, cioè sicuramente l'abbiamo passato, io non ci ho badato. Ogni tanto il mio gatto si gratta sulla scrivania e fa ballare tutto quanto come se ci fosse un demone. Demon. Il demone che cerchi. Dogoreska. Where? Nasconde il suo odore al mercato del pesce. Facciamo come ninja e prendiamolo di sorpresa. You want to kill Hengeyokai with me? Why? Sembra tutto troppo facile. Wakarimashita. Fish market de ikemasu. See you there, demon. Ovvio. Ok, adesso possiamo andare al mercato del pesce, dovunque questo mercato sia. Fish market. Allora, aspetta. No, okay. No, mercato del pesce. Lo sta. Out of my way, lo dico io. Lui? No. E questo è il tempio. Mao Long Restaurant. Scusate. Al mercato del pesce, sì. Qui ci sono vicoli, non è un mercato. Hey baby, you need some company? No baby, I don't need company. Ah no, siamo proprio andato nella Zhao Import, che è chiusa. Comunque non sta qua il mercato del pesce. Dov'è questo mercato del pesce? Ah, Golden Ocean Fish Market. Colonia stava. Risalviamo. Questa cosa mi puzza tremendamente. Lira, tesoro mio, amore, vuoi smettere di grattarti come se avessi le pulci? Poi la gente penserà che non ti curo. Doso. Andiamo a pescare. Vieni. Qui dobbiamo entrare qua, suppongo. Al mercato del pesce. Secondo me comunque era quello sgorbio. Guardale come sono cioè per niente conspicue. È cieco, non ci vede. Sapevo che eri tu, inutile che ridi come un idiota. You're both here, my hunter and my target. This is very convenient. Surprise. Ogami Yukie des. I return you to hell. Ok, lei si sta impegnando, impegniamoci ancora. Oh la la, bella mia. What the... Wow. Vabbè, sono pure io stupida però, eh. Un bel blood buff ce la posso tirare. Ma tu mi stai menando col pesce, fammi capire. E basta. E basta. Allora, l'altra volta mi avete rimproverata perché non ho bevuto. Allora, pigliamoci un po' una sacca di sangue blu per curarci. Non ci provo... Uè! Vorrei tirare un altro blood buff. Ah no, è ancora in effetto il blood buff, credo.
Che palle. Questo è il momento giusto di trovare l'arma da fuoco, nel senso. Ma lei lo sta colpendo ogni tanto, perché non mi para proprio. Che palle. Oh, effetto perduto. Oi, 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 oi. Però devo colpirlo, non fuggire. Ah, si è congelato. Oh. Scusami, si è tutto questo. Ho capito. Questi cosi lo congelano. Ok, vieni qua, amore mio. Vieni qua, brutto schifido. Non tirarmi sul pesce. Ho capito. Dai, coraggio, 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 manca poco, coraggio, coraggio, coraggio. Oh là. Ora, lui è morto. Henge Yokai is in hell. My revenge is complete. Domo arigato gozaimashita, demon. Oggetto ottenuto, spada Talmehera. Quale strada prenderai da qui? Wow, scommetto che sei felice che quella cosa non avesse tentacoli, eh? Diciamo la seconda, vi prego. Defy your nature, demon. Man can suffer without your help. Sayonara. Io soffro tutte le volte. Beh, abbiamo fatto un'opera buona, su. Vediamo un attimo questa spada che ci ha dato la signorina. Questa era la nostra spada, questa è l'altra. Ah, oh, danno potenziale 36. Letalità 12, danno base 3, richiede molto più di combattimento della mischia, però. Sempre naturalmente leggero in caso di danni aggravati. Usiamo queste spade, vediamo com'è. Wow, sembra ficca. Ok, va bene, fantastico. Adesso dobbiamo trovare qualcun altro da sucare un pochino per curarci. Comunque questa è stata una quest simpatica, devo dire. Avevo capito che lui era lui, cioè, non... però... Beh... Cammina, amore. Perfetto. Adesso cosa ci resta? Ci resta quella Lotus Blossom. Vediamo se riusciamo a fare anche questa. Magari prima ci succhiamo qualcuno. Allora, qua c'è troppa gente in questo vicolo. Là non c'è nessuno. Oh, ma qua c'è un uomo da solo. C'è nessuno? No. Beh, come tentativo di nutrimento fallito. Ecco fatto. Perfetto. Così impari ad appartarti nei vicoli con le prostitute. Molto bene, adesso stavamo andando cercando di andare a Lotus Blossom. Vediamo se possiamo. Hey baby, you need a date? No, I don't need a date, whatever. I need to find the fucking street. Ok. Tesoro, io se fossi in te riporrei l'arma, però. No. Voglio dire, come meglio credi. Forse ero più vicina a prima. Vabbè, non fa niente. Ah, adesso è aperto. Interessante.
Vediamo se dobbiamo uccidere tutti o se possiamo farla stealth oppure se possiamo in qualche altro modo gestirci. Come on. Ok, allora, qua c'è un uomo col quale forse possiamo parlare. Col quale non possiamo parlare. Vabbè, io vado sul retro, uomo. Qua è chiuso, queste persone. Oh mio Dio, ma... Ok, beh, l'approccio stealth è andata a puttana. Oh, annoying as hell. Queste sono le saune. C'è una prostituta. Vattene, amore. Non speak English, va benissimo. I don't need you to speak to me. I need you to go away. Bravo. Speriamo, tutti aprono le porte a calci in questo posto. Qua c'è un'altra prostituta. Noi avere bisogno di camerini. Orologio sofisticato. Ma scusate, dove sono? Oh mio Dio, dove vieni? Dov'è? Dov'è? Sei qua. Ok, oh. Non so dove sei venuto, ma hai solo rotto le balle. Bravi, nascondetevi tutti, così si fa. Ho bisogno di trovare gli armadietti per fare la mia quest secondaria. Questi sono altri cesti. Questo posto è tutto un cesso, ma insomma. Mi dispiace non starmi in mezzo ai piedi, poi perdo il senso dell'orientamento. Dove siamo stati? Siamo stati qua. Questo. Che posto è questo? Ah, qua c'è... Questo è per fare i guardoni. Vabbè. Un posto veramente affascinante. Camera con un buco ben in vista. La prostituta. No, dove sono i camerini di queste persone? Un'altra camera. Questa camera senza buco. Cosa c'è qua a terra? Busta di soldi. Finders keepers. Un'altra camera squallida. Andiamo avanti. Sì, ma la gente qui si è già spogliata. Cioè, non è che... Cucinino. Delle chiavi, chiavi del lucchetto. Penso questo lucchetto. Ah no, qua siamo tornati indietro. D'accordo. Ancora più giù cosa c'è? Aspettate un attimo. Salviamo un attimo perché non so se dobbiamo andare prima di qua o di là. Vorrei fare prima la secondaria, poi la principale. Dovrebbe prendermi la tipa. Comunque queste sono quest. Ah, qui c'è la ragazza, credo. Però aspetta un attimo, ragazza mia. Beh, stai ferma qua. Aspetta. Dicevo che comunque le quest. Qui la quest principale è molto. È fatta tipo matriosca praticamente. Che parte volevo andare? Perché sì, più giù ancora. È fatta tipo matriosca. Ehi,
Ce l'hai con me? Vuoi venire? Vieni, vieni. Io non sono uno di quei... Non ce l'ha come una persona normale. Non sono uno di quei vampiri che non passa l'acqua. Oh, eccoci qua. Perfection. Questo è il nostro talismano della sfortuna. Dai. Hey! What the hell you think you're doing? That's my locker, sucker! È il mio, no? Ho sbagliato, mi sono confuso. No misunderstanding. I saw you. What the hell did you put in my locker? Oh. You know who I am, huh? You're a die sucker? Io già la conosco la morte, a te interessa saperne di più? Huh? Oh yeah? I'm crazy, sucker. I'll kill you, I don't care. Ah, ecco il darwinismo nel suo migliore esempio. Lotta per la sopravvivenza. Facciamo salta lontano da qui, Ran. Vivrei per saltellare ancora un altro giorno. Vedrò cosa. Mi stai picchiando. Calma. Cosa c'è in quella porta? Ah, qua si esce. Ma io non voglio uscire, devo... Dov'è che mi metto? Ah, ti calmi. Vai, amore, vai. Non voglio ucciderlo perché... Andiamo alla quest che dice... Hai piazzato con successo il talismano. Cioè, se lo uccido non so se quello sarà soddisfatto. Vorrei che tu ti spostassi. Però devo dire che ha un culetto molto carino. No, I don't know you. Sì, ti devi togliere dalle balle, amore mio. Oh mio Dio, ma perché siete tutte infognate qua? Su! Spostati! Ma veramente, dai. God, this is annoying as hell. We will do this. The path again. Non è di qua, devo andare su. E che cacchio, insomma. Ok, abbiamo sbaragliato i tong praticamente. Figlia mia, c'è tutto lo spazio del mondo, diciamo la verità. Sono venuta a liberarti dai figli immondi. What? Yeah, who are you? You're not with the tongue. Non sono un tongue sdentato. Didn't I just say that? You may not be with the tongue, but you seem to be as smart as they are. Figlia mia, se non fosse che ho bisogno delle informazioni che ha tuo padre, ti ricondurrei a pezzetti. In un paio di valigie. Sei la piccola farfalla di Wong Ho? Yeah, I'm Kiki. Who the hell are you? The Tong Welcoming Committee? Sono la chiave della tua libertà. Oh, I'm so impressed. What? Like you want me to thank you or something? In your dreams, bitch. Svegniamocela dalla tana dei figli di puttana. That's an original idea. Man, Dad must really be hurting for good help. Lead the way, hero. Raramente gli ora vengono smerdati in questa maniera. Andiamo. Figlia mia, onesta, ma che cazzo... Che volevi? Ma tuo padre due ceffoni nella vita te li ha dati mai? Perché forse ce n'era bisogno. Seguimi. Sto andando giusta, boh. Sì, sto andando giusta. Ci sei? Vieni. Allora, mi pare comunque che andando avanti stiamo incontrando delle quest un poco più lineari, cioè nel senso meno... Dove è finita? Ho perso il raggio dal pad.
Comunque, dicevo, delle quest che non possiamo affrontare in tanti modi diversi rispetto al prima. Alle. Insomma, a prima. Allora, mi sono persa completamente. Volevo andare prima dal tipo del White Cloud, sì. Però adesso facciamo un paio di considerazioni quando chiudiamo questo episodio, diciamo così. Sei sempre la benvenuta qui. La faccenda del coltivatore. Il seme ha messo la... Ah, lui ci mette un po' a parlare. Vuoi dirlo forte? I suppose this is what we agreed to. Perhaps bad luck will flower in time. Please, take this payment. Qualche altro lavoretto? You are a Mato employee. Perhaps you can work for me again someday. Until then, keep up the excellent job. And if you ever meet someone on the six paths with a soul to sell, please recommend my shop. Sono o non sono l'impiegato del mese? Stammi bene, nonno. Va bene, un'esperienza tutto sommato positiva con questo vecchietto. Col quale non vorrei mai avere niente a che fare più. Onestamente. Adesso andiamo al Red Dragon. E penso che abbiamo consegnato tutte le altre quest. Sì, penso che abbiamo consegnato tutto e che poi ci resta solo da tornare nel nostro appartamento. Come si arrivava alla villa di Giovanni? Perché ancora non ci siamo arrivate. Arrivati, arrivate, boh. Arrivato, wow. Figlia, faccio sola perché qua... Cioè, è impossibile affidarsi a te, sei una segretaria inutile. Gente pagata per fare niente. Comunque, guardate quanto siamo carine, su. Ah, exploit me. Ok, adesso l'ho capito, ma va. Stop. Exploit me. That. Vabbè. Mother shan't be too pleased. Questo non è uno scheletrino, comunque, non so cos'è. Ma ho cliccato salire. Hey, Andrea. Oppure no. Non l'avevo cliccato, mi sa. Eccola qua. Ah, va bene. Questa è una... Mr. Wong, lei deve decisamente cambiare le sue impiegate, tutte, e dare quattro schiaffoni a sua figlia. Ah, welcome, my friend. I owe you a debt of gratitude. You have returned to me my greatest treasure. Kiki told me how you rescued her. You are a woman of great courage and honor. Thank you. Vabbè, tu hai compensato ampiamente la grandissima maleducazione di tua figlia. Sai perché i figli di puttana avevano perso il tuo tesoro? No, non sono riuscito a capire perché hanno rapito Kiki, ma temo che sia un motivo da ricercare più a fondo dei Tong. Le tue parole non sono molto chiare. For a long time I have been trying to clean up Chinatown. It was a difficult job, but the community came together and we started to take back our streets from criminals like the Tong. Businesses reopened. Families move back into their homes. Comunque questo è molto affascinante, mi sta simpatico. Questi figli di puttana sono forti. Yes. I thought that the Tong were almost gone, but then beh, se non erano gone, happened. Adesso sono decisamente their numbers meno began to grow, and suddenly they had a lot numerosi. Of money to buy weapons. With them followed the drugs and the violence. It is almost worse now than before. Addirittura. Quale mano muove le loro fila? I do not know. But there is a change in the air. I meditate, but my spirit is restless. The words of the I Ching are dark and unclear. Everything seemed to change as soon as... Adesso che hai attaccato il cervello ci sei arrivato? Dai voce alle tue preoccupazioni. I am sorry. I have said too much. No. Ripone la tua fiducia in questa mente provata. Well... Things seemed to change as soon as Ming Zhao arrived and reopened the Temple of Golden Virtue. That was 3 years ago.
I do not mean to insinuate that she has anything to do with the resurgence of the Tong. The two events merely seem to coincide. La signora degli specchi non ti ingannerebbe mai. Ho imparato a fidarmi delle voci che affollano la mia mente. No, I will hear no more of it. Ming Zhao has been my trusted advisor ever since she arrived. I trust her completely. Io penso che tu sia un po' cretino, però che possiamo farci? Allora addentriamoci nella mia questione. Of course. What can I help you with? Era meglio la seconda risposta, comunque. Cerco l'ombra di un'anima scomparsa. Who is this person? Barabus. What else can you tell me about him? A quanto pare le mie personalità persistono nel loro silenzio. I see. I do not think I could find him for you, but I know someone who could. Ah, Pico, dove trovo questa persona? His name is Zhao. He is the man who called me and told me where Kiki was being held. Zhao has many connections. He owns an import-export warehouse in Chinatown. Go and see him there. I will call ahead and tell him to expect you. Fammi un quadro generale di Chinatown. What would you like to know? Il tempio dell'oro virtuoso. The temple of golden virtue has been here in Chinatown for a long, long time. Even before I was born. For many years it was old and forgotten. But Ming Zhao bought it and restored it to its former glory. Perché la signora espanse la sua ombra su questo tempio dorato? Ming Zhao holds our culture and our traditions in very high regard. Are you sure? The temple is a symbol of our strength as a people. It brings hope to the community. Hai mai pregato in questo tempio d'oro? No. Ming Zhao receives her visitors in an antechamber, but no one is allowed to enter the temple itself. She tells me that it is a holy place and that it needs to be left undisturbed. I segreti sono spesso dorati. I will not hear such a thing. Va bene. Fammi un quadro generale. What would you... dove trovo un cannone? Guns? No. Va bene, voglio saperlo solo per evitare queste amenità. I do not know for sure, but... Beh, noi lo sapevamo già, che Zhang vendeva le armi. Ho bisogno di curiosità nel tuo cervello. Vabbè, basta, me ne sto già andando. Ok, perfetto, addio. No, adesso direi che noi torniamo un attimo a casuccia. E nel frattempo facciamo un paio di considerazioni su questa parte. Adesso siamo nell'ultima parte. Direi che... Facciamo da qua prima di tutto. Devo anche vedere un attimo quali armi abbiamo qua. Abbiamo questo Ingram Mac whatever che possiamo rivendere di nuovo perché è perfettamente inutile. Non so, sono indecisa se tenere la Glock. Io comprerei la Colt. Devo fare un po' di spesa in giro comunque. Come on. Ho cliccato, vero? Adesso sì. Donna inutile lì e noi possiamo uscire. Dunque, allora, direi che il gioco ha avuto più o meno un calo da quella quest orrenda che abbiamo fatto, quella per trovare Nosferatu. Non è un calo ancora totale e completo, perché per esempio, onestamente, la quest di Mitnick, per esempio, secondo me è stata carina. E sono state carine le varianti dei posti in cui ci ha mandato. Dov'è il tassì? Vorrei tornare un attimo al mio appartamento. A Chinatown, per esempio, trovo che siano molto carine le, come idee, le quest. Sono un pochino troppo piccole e semplici come risoluzione e onestamente non mi pare di aver visto troppi modi per uscirne. O per farle, diciamo così, per esempio la quest di questo tizio, no? Per salvargli la figlia, come mai avremmo potuto farla senza uccidere tutti? Non credo che avremmo potuto. E anche la quest del coso della fortuna, quel tizio penso che ci avrebbe beccato a prescindere, non è che ci ha beccato perché io non sono stata attenta o... ci ha beccato perché ci doveva beccare. Ho sbagliato strada? Forse no.
Non so se avremmo potuto evitare che ci attaccasse, forse con una persuasione un po' più alta? Non lo so, ho sbagliato strada, porca di quella. Quindi sì. Quindi invece le prime missioni mi sembravano molto più aperte da questo punto di vista. E appunto, essendo questo il punto forza di questo gioco, perché come vedete in molti casi, come dire, sono... Questo è un gioco che, come ho già detto all'inizio, si basa molto più sul ruolare l'approccio alle questioni piuttosto che il personaggio in senso vero e proprio, nel senso che noi non possiamo scegliere. Ma dove cazzo sto andando? Scusate. Cioè, non è possibile. Allora, o mi applico a fare il discorso o mi applico a trovare la strada in questo posto. Dunque, noi dobbiamo andare agli Skyline Apartments e porca miseria, non è così difficile. Dobbiamo passare il Nocturne Theater, quindi da questo lato forse. Madonna, che stress avere, non avere senso dell'orientamento. Cioè, che fastidio. Vediamo dove siamo adesso. No, chiaramente sono andata nella parte sbagliata. Ma porca quella. Ma io non... Ma scusate, ma... Ah. Beh, non voglio neanche più commentare. Allora, questo non è il Nocturne Theater, però. Questo è il Holbrook Hotel. Ok? Quella è l'opera, quella è il Nocturne Theater. Infatti siamo andati nella direzione sbagliata! Oh mio Dio, non la posso più. Io... Poi vi rendete conto che stiamo facendo la stessa strada avanti e indietro per 5 volte. Perché non riesco a capire dove devo andare? Cioè, non è così difficile, Gwen. Noi siamo qui davanti all'Adventure Tower, che è quella. E noi bisogna andare... Non... Cioè, non... È più forte di me, non riesco a capire. Cioè, momento di crisi completa e totale questa. Allora, ragioniamo... No, non ragioniamo, spiamo. Qua non si può andare, quindi deve essere per forza di qua. Che palle. Cioè, è per forza, no? Oh. Oh, perfetto. Adesso, torniamo al nostro discorso. Facciamo finta che questa parentesi non ci sia mai stata. Stavo dicendo che noi non possiamo ruolare il personaggio come lo possiamo, diciamo, come è uso in tanti altri giochi di ruolo, ruolare il personaggio, cioè per esempio scegliendo molto di più il tipo di dialoghi che lui ha, perché è vero che qui possiamo scegliere i dialoghi, ma sono più scelte di approccio, again, che non scelte di carattere del nostro personaggio, in realtà. Anche il vestiario, per esempio, noi non puoi, che, cioè, la nostra personaggio ha uno stile discutibile quanto volete, che però che l'è. Però appunto questo è un gioco in cui conta molto l'approccio alle quest. E uno di voi, in uno dei primi let's play, ha commentato, e poi io tra l'altro forse devo guardare giù nella mia cassetta, però lo faremo dopo. Uno di voi, dicevo, che ha commentato giustamente che questo tipo di giochi è un immersive sim. Si chiamavano così diversi anni fa, come dire, questo era un termine abbastanza in voga. E appunto è un termine che, se non sbaglio, utilizzò Warren Spector. Insomma, il creatore di System Shock, Deus Ex, che sono appunto il modello, diciamo così, di RPG seguito anche da questo Bloodlines, che è un sistema appunto diverso rispetto a quello che siamo più abituati forse a vedere. E proprio questo mi sembra che manchi però nelle ultime parti del gioco. Le aree sono, cioè, è tutto più piccolino, è tutto più stretto, anche Chinatown. Se notate, è un po' più piccola di Hollywood, anche di Downtown, di... Basta queste voci! Di tutte le altre aree che abbiamo visto, ci sono meno personaggi. È tutto molto meno... È tutto molto più lineare.
Adesso magari c'è un'altra 50 quest nascosta a Chinatown, io ne dubito. Però, se ricordate Santa Monica, abbiamo fatto un sacco di cose, ogni area aveva diverse cose all'interno. Non è che questa cosa sia andata completamente scomparsa, perché per esempio il Red Dragon aveva già più cose all'interno. C'era il tipo lì che abbiamo ucciso, quel mostro pesce, c'è Wang Koso con la sua quest e la quest che ci serviva per fare quella principale. Però, insomma, è tutto un pochino... Cioè, quattro case ci sono, quattro case che ci danno quattro quest, cioè, fondamentalmente. È un po' tutto più piccolino. Capisco anche che questo abbia senso, perché alla fine del gioco i soldi diminuiscono, però... Codici. Goditi il film, capo, ma penso di essermi veramente lasciato andare negli anni. Tutto bene, questo sembra essere il tuo campo. Quindi, ecco l'affare. Conosci quella toreador al Vesuvius Miss Velour? Prima, quando respirava, era tipo Miss tutto per 300. Così ho fatto un poster. Scambierò la rivelante foto che ho visto su Haunted LA. Cazzo vuole questo? Ma perché questo gare è un guardone, praticamente? Ma non... Ha smesso di starmi simpatico. Vabbè, lui vuole questa foto rivelatrice che ha visto su Haunted LA. Vabbè, cercheremo questo Haunted LA. Non in questo momento, voglio andare a vedere la mia cassetta per vedere se qualcun altro, tipo Mitnick, mi ha ricompensato. Comunque, insomma, si tratta comunque di... cioè, stiamo facendo comunque cose carine, però non tutte onestamente sono all'altezza. Il punto più basso per me continua a essere la quest orripilante che abbiamo fatto per arrivare dai Nosferatu. Cioè, quella proprio resterà nel mio cuore come qualcosa che non vorrò mai più ripetere. Però... c'è stata quella quest che praticamente abbiamo concluso prima ancora... Niente, aspettavo qualcosa. Che abbiamo concluso prima ancora di iniziare, praticamente, che è stato molto triste. E poi ovviamente c'è anche il fatto che alcuni sistemi di gioco lasciano un po' a desiderare. Capisco che magari, adesso non lo so, ma forse abbiamo... A spia abbiamo tre... furtività abbiamo due... Sotterfugio abbiamo zero... Nascondere i suoi scopi e raggirare gli altri. Intimidazione, rissa, schivare. Persuasione, potremmo anche alzarla un po' in effetti. Comunque. No. Furtività è quella che ci serve per fare lo stealth. Ci aumenta spia. Evitare di essere scoperto. Furtività. Muoversi se non si deve evitare di essere scoperto. E a parte il fatto che abbiamo la destrezza fissa a 1 che non può aumentare perché io sono stata stupida, ma abbiamo furtività solo a 2, abbiamo spia a 3, eppure quei tizi, quei poliziotti non ci hanno visto, nonostante fossimo sotto il loro maledetto naso. Cioè, questo è chiaramente un problema, molto molto chiaramente un problema. Assassino nascosto, puoi uccidere silenziosamente un alzio invisibile. Questo non è male. Questo sarebbe figo. Puoi muoverti liberamente mentre sei invisibile. Se tocchi qualcuno non verrai scoperto, no? Perché qui possiamo camminare oscurati senza dover stare inginocchiati a terra. Però onestamente non credo che ci serva granché. Forse questa visione di morte può essere più interessante. Quanti punti costa? 10. Non so se ce li voglio spendere in questo momento. Comunque sia. Quindi, insomma, questa parte secondo me non brilla come l'inizio, però comunque sia... poi tra l'altro c'è anche un'altra cosa secondo me che non brilla come l'inizio, e cioè la resa dei cinesi. Perché, ok che più o meno abbiamo visto dei cliché, o comunque il gioco ha giocato con i cliché un po' sempre, anche, come si chiama, Nines Rodriguez è un pochino... insomma, si vede da dove si prende ispirazione per lui, però i cinesi sono proprio dei cliché. A parte il fatto che c'è un mix di Cina e Giappone che veramente non si può vedere, nel senso, come fa quello lì ad avere la figlia che si chiama Kiki, ma dai.
Ma a parte questo, adesso salta fuori che Kiki è un tipico nome cinese. Io non credo, però comunque sia. Penso che siano un pochino troppo stereotipati e quindi risultano un pochino più, sapete, classici orientali, classici vampiri cinesi orientali, tutti mafia e templi e vestiti scosciati, questo genere di cose, un pochino come gli italiani, tutti pizza e mandolino, pizza mafia e mandolino, insomma. Da questo punto di vista sono meno soddisfatta, secondo me non è buono altrettanto. Però capisco che adesso ho criticato il gioco molto, però insomma non è così tragico, insomma, gli stiamo facendo, cioè sto cercando di essere più critica semplicemente perché è anche giusto notare i problemi. Ma mi rendo conto che ci siano ancora tante cose molto molto belle che il gioco ha da regalarci. E comunque sia, adesso la trama comincia a chiudersi e vedremo un po' dove andremo a parare con questo benedetto sarcofago di Ankaran. Mi piace molto invece il modo in cui la quest principale si dipana, appunto tipo Matrioska, cioè portandoci in nuove zone e aprendoci sempre altre quest. Cioè per prendere questo sarcofago dobbiamo fare questo, per fare questo dobbiamo fare quest'altro, per fare questo dobbiamo fare quest'altro. E quindi è molto... è molto carino questo sistema interlacciato. Comunque noi ci fermiamo qui perché non so dove andare con questo tassì. Vorrei fare questa sessione poster again e poi vedremo insomma di tornare a Chinatown e fare e continuare quella cosa di Barabus. La cosa di Barabus la prossima volta. E poi resta anche la quest di Piscia nella dimora di Giovanni, ma non mi ricordo come si arriva alla dimora di Giovanni, quindi cercherò un attimo questa cosa perché non è che possiamo lasciarla appesa. Poi cioè non vorrei aver dimenticato qualcosa di sciocco che poi ce lo lasciamo indietro. E devo fare anche una piccola ricerca per vedere quale arma da fuoco mi conviene prendere, anche se penso che sia la Colt, ma non mi ricordo dove trovare anche le munizioni, quindi insomma faremo un po' di ricerca. In ogni caso, grazie per avermi seguito fin qui, come al solito io spero che vi siate divertiti e vi ricordo che nel link qua sotto nella descrizione trovate i link ai canali Telegram, sia quello in cui ci sono solamente le news dei video che metto su, quindi Premiere, Live, eccetera eccetera, sia invece quello in cui chiacchieriamo tutti insieme, siamo molto simpatici, non vi rompiamo troppo le balle, quindi passate a farci un saluto se vi va. Detto questo, io vi saluto, vi auguro la buonanotte per chi mi sta seguendo in Premiere e per tutti gli altri buon qualunque cosa state facendo, vi rimando al prossimo video, ciao!